Buongiorno a tutti, io sono Mirko Zanoni e in FastWeb ho la responsabilità della progettazione e servizi dati per clienti business e dei nostri ambienti di data center e sale dati. Non sono un esperto di sicurezza, però da più di 15 anni mi occupo di networking. Ho girato diverse realtà in Italia, ho girato diverse realtà in Europa e specialmente nell'ultimo periodo sto notando negli ultimi anni che il rapporto con i colleghi della security sta diventando sempre più sinergico per necessità e anche alla luce di quelle che sono le evoluzioni tecnologiche. Quindi oggi cercherò di proporvi una visione leggermente differente da quella tipica della security, andando a vedere quali sono gli strumenti che all'interno della rete, nel cuore della rete, agevolano sia la prevenzione ma anche la gestione di eventi catastrofici o comunque problematici legati alla sicurezza. Ecco, parto con questa slide. Questa slide cosa rappresenta? Rappresenta i miei spostamenti degli ultimi 2 anni e mezzo circa. Sicuramente non si tratta di un'informazione riservata, forse l'unico soggetto interessato a questa informazione potrebbe essere mia moglie, però cosa mi preme sottolinearvi? Con l'evoluzione della tecnologia IP, con la tecnologia IoT che già è stata citata in qualche intervento che mi ha preceduto, il mondo sta cambiando e anche il rapporto del cittadino e di chi gestisce reti con la rete stessa si sta evolvendo. La quantità di dati, la precisione di questi dati e la riservatezza di questi dati che possono essere trovati in rete è sempre più estrema. Quindi, oltre a potenziare tutta l'infrastruttura perimetrale che è già stata citata nei precedenti interventi, diventa veramente molto importante gestire in modo adeguato anche la rete nel rapporto che ha con la sicurezza. Mi piace citare l'Italian Cyber Security Report, che è un framework molto strutturato, secondo me anche estremamente ben fatto, nato in seno ad un organo accademico. Non mi dilungo su questo framework, colgo solo uno spunto da questo strumento, e cioè che gli incidenti possono essere provocati, quindi conseguenza di un attacco voluto, ma possono essere anche degli eventi, diciamo casuali, diciamo fortuiti, diciamo dati a volte dalla disattenzione o dall'errore umano. Mi è capitato di vedere porzioni di reti importanti cadere per un periodo di tempo non trascurabile perché un operatore ha inserito una rotta sbagliata. Ora, queste sono cose che fanno male, si ricordano e non dovrebbero accadere. È chiaro che la tecnologia in passato e ancora oggi spesso e volentieri ha una gestione che per larga parte è manuale. Questa cosa è uno degli aspetti che sicuramente deve evolvere. Allora, come rete, quali sono le domande che tipicamente mi vengono rivolte da chi specificatamente si occupa di sicurezza? Allora, la prima domanda secondo me è fondamentale, perché viene dopo che c'è stato un evento. Quindi c'è stato un evento, ok, l'abbiamo capito, l'abbiamo definito, ne abbiamo comprese le conseguenze, adesso cosa possiamo fare per gestire questa situazione prima che ci sia stato un ripristino totale dell'ambiente, dell'environment? E vedremo quali sono gli strumenti che la rete può mettere a disposizione in questi casi. Possiamo introdurre un sistema per il monitoraggio delle configurazioni implementate in rete? Questa è la domanda che tipicamente sorge a fronte di un evento tipo quello che ho citato in precedenza. Ho un disservizio diffuso. Che strumenti posso usare per ricostruire la root cause di questo disservizio? Posso rendere questi strumenti proattivi in modo tale che la prossima volta, oltre a fruire dello strumento,
possa essere informato in modo proattivo e innescare tutte le mie contromisure in tempi ancora più rapidi? Possiamo utilizzare solo protocolli sicuri per la comunicazione con gli apparati di rete? Questa domanda sembra banale, fatta chiunque risponderebbe sì, certo. Peccato che le reti, soprattutto quelle di generose dimensioni, nate nel corso degli anni, multitecnologia, multivendor, multifornitore, si portano dei retaggi, delle situazioni, in particolar modo per quanto riguarda il loro interlavoro con i sistemi IT, che spesso e volentieri comportano l'impiego di protocolli che ormai sono stati superati, e anche questo richiede degli interventi. Allora, in due parole, e qui sfrutto veramente il picco di caffeina, quindi l'attenzione massima che c'è dopo la tazza di caffè, qual è l'approccio FASTWeb? Allora, noi vediamo nell'orchestrazione, quindi nell'automazione che passa per soluzioni SDN e NFV, quindi Software Defined Network da una parte e Network Function Virtualization dall'altra, parte della soluzione ai problemi che ho citato. Naturalmente il pallocchio lì sotto è la rete tradizionale, questo perché è necessario avere anche un approccio pragmatico all'evoluzione della rete, e certamente nella realtà di un operatore, ma in qualunque realtà di una rete complessa, non è possibile da un giorno con l'altro, ma neanche da un mese con l'altro, rimpiazzare completamente tutte le tecnologie. Quindi l'approccio deve essere costruito nel tempo, costruito in modo opportuno, quindi partendo dai servizi core più importanti e poi dalle tecnologie più fondamentali, e poi estendendo chiaramente l'approccio il più possibile fino ad arrivare a tutta la rete. Visto che ho citato SDN e NFV, colgo l'occasione per introdurre un minimo di dizionario per chiarire cosa intendo quando parlo di questi concetti. Lo faccio perché nel rapporto quotidiano che ho con i fornitori, con i colleghi, noto che spesso e volentieri questi termini sono un po' abusati in funzione del fatto che sono anche uno strumento molto forte da un punto di vista marketing. Quindi, rientrando su un aspetto tecnologico, quando parlo di SDN parlo principalmente di automazione del provisioning, ma anche del change, perché non è sufficiente attivare un servizio in modo corretto e funzionante, il servizio va anche gestito, quindi sono soluzioni che devono coprire l'intero ciclo di vita del servizio. E cito SDN anche pensando all'automazione del traffic engineering. Questa è una cosa leggermente diversa. Il traffic engineering è una soluzione storica, quantomeno da quando esiste l'MPLS, è uno strumento molto potente perché consente un impiego mirato e intelligente delle risorse di rete. Fatto in modo automatizzato, diventa uno strumento estremamente potente per risolvere quelle situazioni che citavo prima. Quindi, a problema avvenuto, a problema individuato, come vado a fronte di un doppio taglio fibra, a fronte di un down di un intero POP che può essere causato da un terremoto, da un'alluvione, così come da un attacco di qualunque tipo, a supplire la connettività verso un'area geografica eventualmente anche molto estesa? Lo posso fare dando priorità a determinati tipi di traffico, per esempio i traffici di quell'area geografica, o all'interno di quell'area geografica ai traffici che ritengo più importanti di quell'area geografica. NFV è un framework che nasce all'interno dell'ETSI, quindi un ente di standardizzazione europeo che si sta muovendo con la consueta qualità, quindi strutturando un lavoro che è veramente a 360 gradi e considera tutti gli aspetti che vanno considerati. Volendolo riassumere, si tratta di virtualizzare, per cui portare su hardware general purpose, che cosa? Non le virtual machine che già sono state virtualizzate da anni, ma le funzioni di rete.
che oggi tipicamente e in buona parte risiedono ancora su hardware proprietario. Questo come va a supporto della sicurezza? Va a supporto della sicurezza perché virtualizzando io posso confinare le mie funzioni di rete in ambienti molto protetti. Io penso al nostro data center, ai nostri data center, ma questo vale per qualunque, sono ambienti conservati in modo estremamente attento. Avere queste funzioni di rete a volte fondamentali in un ambiente così protetto e operanti su una tecnologia che consente ad esempio di adeguarsi al vostro hardware in tempi molto rapidi, perché la macchina virtuale, la funzione virtuale viene spostata quasi in tempo reale, va sicuramente a preservare alcuni aspetti di sicurezza. Allora, SDN, questa credo che sia l'unica slide un po' complicata che ho inserito in presentazione. Allora, non scenderò nel dettaglio, non vi voglio tediare, mi preme però dare una visione completa di quello che è lo sviluppo di questa tecnologia che noi vediamo. Allora, l'infrastruttura di rete qui è citata ma non è nemmeno rappresentata, infatti sta nella scritta sul fondo bianco della slide. Questo perché? Perché è un layer completamente nuovo. Ad oggi in rete, su una rete tradizionale, questo layer non c'è. C'è la rete sotto e poi ci sono tutti i sistemi IT sopra. Nel caso di un operatore ci sono anche i sistemi di billing, nel caso di altre reti magari ci sono solo i sistemi di supporto all'operatività. Comunque c'è il layer IT. Noi andiamo ad introdurre questa tecnologia nel mezzo, che di fatto consiste in due layer principali, andando a mediare il rapporto che c'è fra il mondo IT e il mondo rete. Come lo mediamo? Con un control layer, sono dei controller. Di fatto il controller traduce la lingua dell'apparato in una lingua comprensibile in modo più o meno standardizzato. I controller saranno diversi. Perché? Perché saranno diversi? Perché le tecnologie sono tante e sicuramente abbiamo già capito che ogni controller ha delle specificità che lo rende magari più adeguato in un contesto preciso. Il controller farà da mediation verso un layer di orchestrazione. L'orchestrator, la base dell'automazione che citavo prima, cosa fa? Mappa di fatto il ciclo di vita del servizio, rendendo il servizio un modello standardizzato, completamente indipendente dalla tecnologia sottostante, che viene poi tradotta dal control layer. Allora, questo è uno strumento estremamente potente perché intanto evita la necessità di dover andare a configurare puntualmente ogni macchina in rete. Io lavoro nell'ingegneria, quando rilascio un servizio lo testo e poi lo rilascio, so che deve funzionare in un certo modo in determinate condizioni, che le configurazioni sono quelle. Domani cosa farò? Invece di rilasciare un documento di configurazione che poi viene preso da un operatore che può sbagliare e lo mette in rete, rilascerò un template generico di servizio che viene montato sull'orchestratore. A questo punto chi si occupa del deployment, chi si occupa del change, cosa farà? Selezionerà il servizio di interesse e lo attiverà, poi sarà il sistema a salire sulla macchina solo ed esclusivamente tramite protocolli sicuri, a montare il servizio, a far evolvere il servizio, ad aggiungere funzionalità, a cambiare il servizio, è indifferente, e a testare il servizio prima di rilasciarlo, perché questi strumenti, oltre alla fase implementativa di change, mappano anche tutta una serie di controlli che di fatto si accertano che l'operazione in rete si è andata a buon fine per quanto riguarda l'operatività che ci si aspetta e si è andata a buon fine anche per quanto riguarda la sanità del resto della rete. Probabilmente anche l'orchestratore sarà uno strumento in parte verticale, nel senso che potremmo avere orchestratori diversi a secondo della porzione di servizi, della porzione di tecnologia a cui ci stiamo riferendo.
per rendere il tutto completamente trasparente alle IRT ci sarà un orchestratore che gestisce l'orchestratore. A questo punto passerà solo delle funzioni completamente trasparenti alle layer superiori del mondo IT, fornirà in ingresso i dati che normalmente vengono configurati manualmente. Passo a NFV. Questa è una slide che sicuramente avete visto, è leggermente ritoccata nel colore e nella forma, ma è una slide classica dell'ETSI. Qual è il messaggio che passa a questa slide? Il messaggio di questa slide è che potenzialmente qualunque funzione di rete può essere virtualizzata e quindi portata in un ambiente sicuro, realizzata su un hardware più affidabile, quello che ho citato prima. Bisogna però anche in questo caso essere molto pragmatici. Questa è un'analisi fatta dai Bell Labs che di fatto mappa da una parte il risparmio, che è sempre un tema di interesse, e dall'altra parte il livello di controllo che viene offerto dalla virtualizzazione della funzione di rete. Cosa vediamo? Vediamo che lo sviluppo hardware dei sistemi sta avanzando a ritmi incessanti, perché ogni 6 mesi esce una tecnologia che mediamente fa il doppio della velocità della precedente, però su funzioni tipo il router di core o le macchine di core che trattano terabyte di traffico al secondo non sono ancora così performanti come soluzioni basate su hardware specifico. Questo non è vero ad esempio per le funzioni di controllo, quelle che da un punto di vista di sicurezza sono più importanti per la rete. Queste sono funzioni che già ad oggi sono una realtà in termini di virtualizzazione, sono una realtà in termini di risparmio che questo comporta e sono una realtà di incremento del controllo dinamico che questa soluzione ci consente. Va bene. Spero di avervi passato dei messaggi sufficientemente chiari. Cerco di stare nei tempi. Voglio solo riassumere i quattro elementi che sono alla base di questa strategia di virtualizzazione della rete basata su SDN e NFV. L'automazione, che come abbiamo visto evita l'errore umano e consente un provisioning e un change più rapido. La centralizzazione, che ha due vantaggi fondamentalmente: aumenta il controllo sugli accessi, perché il sistema centralizzato è un sistema evoluto basato su role based access control, quindi con una profilatura molto puntuale delle attività che ogni operatore che ce l'ha per la macchina può o non può fare, e consente anche un accesso centralizzato a tutti gli apparati tramite dei protocolli che scegliamo essere sicuri ad oggi. Il controllo in termini di verifica preliminare prima del rilascio di qualunque configurazione o change di configurazione, e controllo in real time sulle modifiche che vengono apportate alla rete in modo volontario, involontario o dovuto ad attacchi. E l'intelligent routing, quell'aspetto che ho citato inizialmente e che diventa estremamente efficace nell'ausilio alla risoluzione di un problema, perché consente di modellare la propria rete in funzione di un'esigenza specifica, puntuale e temporalmente contenuta. Sono cose che senza strumenti di automazione richiedono un tempo tale per essere analizzate e per essere realizzate che probabilmente va al di là della durata dell'evento. Con questo concluso, se ci sono domande rispondo più che volentieri.